Una volta mi sono anche fidanzato con una della radio. La portavo a cena, a cinema, in tutti i posti dove ci potevano vedere insieme. Fingevo d'essere pazzo di lei e lei di me. Era una cara amica, voleva aiutarmi. Ma forse io non recitavo bene la mia parte. Un giorno mi hanno chiamato in direzione, dicendomi che non potevo più far parte della famiglia Eyar. Non hai la tessera di partito, mi hanno detto. Ce l'ho, ho risposto. Ce l'avevi. Te l'abbiamo ritirata. Perché quelli come te non possono far parte del nostro partito, che è un partito di uomini. Allora io cercai di barare esibendo un certificato medico che dichiarava che non ero omosessuale. Ah. Che ero uno normale. Ah. E ci hanno creduto? Ma che? Peggio. Beh, certo fu un errore. Uno che non lo è non va in giro col certificato. E questa è la cosa più grave. Che cerchi di sembrare diverso da quello che sei. Ti obbligano a vergognarti di te stesso. A nasconderti. Però a me me l'hai detto. Perché tu non sei come gli altri. Sì. T'ho pure pigliata a schiaffi. Però stai qui con me. E adesso per tirare avanti come fai? Mi occupo della corrispondenza pubblicitaria di un grande emporio. Scrivo gli indirizzi dei clienti sulle buste. Un lavoro che mi ha lasciato un amico partito più di un anno fa, confinato in Sardegna, a Carbonia. Era un sovversivo? Sovversivo come me. Andai a salutarlo quando lo imbarcarono a Civitavecchia. Ed è stata l'ultima volta che l'ho visto, mentre saliva sul battello. Tieni una bella calligrafia. Ma ne spedisci una pure a me. Ti va? È Argente. Anche il cognac è stato costretto a cambiare nome. Pure io tante volte mi sento umiliata. Considerata meno di zero. Mio marito con me non parla. Ordina. Di giorno. E magari di notte. È da quando eravamo fidanzati che non ci facciamo più una risata insieme. Lui ride fuori casa. Con le altre. Ma come, non ti è fedele? Sembravi una moglie felice. Sì, fedele. Al partito. Lo sai quei posti dove vanno gli uomini a pagamento. Lui è conosciuto più lì che al suo ufficio. Con una di quella una domenica ci è pure andata a fare una gita al mare. E poi servette, betelle, la fruttarola del mercato qua sotto, che ora per comprare un chilo di mele mi tocca arrivare fino a Piazza Vittorio. Ma finché erano quelle là? Invece il mese scorso, mentre gli stavo a ricucire la fodera della giacca, ho trovato una lettera di una certa Laura che fa la maestra elementare a Via Ruggero Bonchi. Mettersi con un'istruita. È come se mio marito è come se era una moglie che è una mezza calzetta, un ignorante. Ah, che vero è vero, eh? Io a scuola ci sono andata poco niente. È una lettera come quella. Anche quando ci volevo bene. Io non gliel'ho mai scritta. Perché io non la so scrivere. A un ignorante si può fare quello che vuoi. Perché non c'è rispetto. E quando non c'è rispetto non c'è più niente.
Come una pezza di pietra. Ah, sì, altro che moglie felice. Mi tratta come una pezza di pietra. Antonietta, non piangere, ti prego. Mi fa star male. Ma io adesso sono felice. E io sto qua. Parlo. E sento... Sento che tu mi rispetti. Valeria Solarino e Giulio Scarpati, mamma mia, grazie. Grazie. Valeria, quante repliche avete fatto voi di questo spettacolo? Circa 200. Vi rendete conto che alla fine 200 repliche mi ha detto? Allora, se considerate una media diciamo di 300 spettatori a sera, 60.000 persone hanno adesso nella loro anima una storia che parla della condizione femminile, della diversità, che parla dei valori, che parla della solitudine. Vedete perché il teatro, accidenti, è una grandissima cosa, perché è una scuola in cui impari davvero le cose più importanti, quelle che a volte a scuola non ti insegnano. E adesso vogliamo coinvolgere sia Valeria che Giulio in un quadro a cui vorremmo dare il titolo Dignità di un lavoro. Ma senti, tu che lavoro fai? Il farmacista. Oh, il farmacista. Farmacista è un bel mestiere, ce n'è bisogno un sacco. Assolutamente. E tu che lavoro fai? Ma io sono stilista e fashion blogger. Fashion blogger? Bravissima. Impressionante. Tu che lavoro fai? L'attrice. Sì, no, va bene, dico il lavoro vero. L'attrice. Certo, ma lui dice la professione. Per vivere, capito? L'attrice. Sì, ma per mangiare. Sì, va bene. Senti, invece, tuo papà che lavoro faceva? L'ingegnere. Oh, l'ingegnere, accidenti, bel mestiere l'ingegnere, ce n'è bisogno di ingegneri. Mio padre invece computer. Straordinario. Beh, genio. Sì, importante. Invece tuo padre che lavoro faceva? Musicista. Sì, ma io dico il lavoro vero, non hai capito, per mangiare. Musicista. No, guarda, scusa, lui non intende l'hobby, la passione, capito? No, dice proprio la fatica, il sudore. È musicista. Sì, va bene, d'accordo. Senti, tuo figlio che lavoro fa? Università, psicologia, master. Psicologia? Ma ce n'è bisogno di psicologi, bravo! Tanto! Scusami, invece, tuo figlio che lavoro fa? Una scuola di danza. Eh? Sì, scuola di danza? No. Sì. Vabbè. Scuola di danza. Cioè, non lavora scuola nessuno. La dignità del lavoro comincia dalle parole. La dignità di un mestiere comincia dalle frasi, dai discorsi. E anche dagli sguardi, dalle smorfie, dalle risate. Lavoro nello spettacolo e non c'è niente da ridere. Lavoro nello spettacolo e non c'è niente da ridere. Lavoro nello spettacolo e non c'è niente da ridere. Lavoro nello spettacolo e non c'è niente da ridere. Lavoro nello spettacolo e non c'è niente da ridere. Proprio niente da ridere. Grazie, grazie Valeria Solarino. Valeria Solarino, Giulio Scarpati. Grazie.